Contrario, relatore del governo, la votazione è aperta. Vezzali. Formisano. Luigi Gallo. Luigi Gallo. Lorenzo Guerini. Lorenzo Guerini e Sani. Ok. Lorenzo Guerini, Di Vita. Ok? No. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 379, votanti 375, astenuti 4, maggioranza 188, favorevoli 103, contrari 272, la Camera respinge. Siamo all'articolo 1, lei vuole intervenire su questo, onorevole Colonnese? No, allora se nessuno... Prego, onorevole Marcon, scusi. Grazie Presidente. Ma questo articolo 1 contiene, per quanto ci riguarda, un vulnus. Contiene una formulazione secondo noi arretrata rispetto ad altre leggi che concernevano la disciplina dei rapporti tra le organizzazioni non profit e la pubblica amministrazione. Infatti nell'articolo 1 si parla di, dopo il cambiamento, dopo la modifica avvenuta al Senato, si parla della possibilità, quindi prevista dalla legge, di emanare, anzi del dovere di emanare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del terzo settore. Nella formulazione approvata alla Camera si parlava in materia di disciplina del terzo settore, quindi c'è stato un piccolo, come si può dire, abbellimento linguistico, si è passati dalla disciplina del terzo settore alla riforma del terzo settore. E d'altronde già nel titolo del provvedimento si parla di riforma del terzo settore. Per quanto ci riguarda, questa formulazione è una formulazione arretrata, sbagliata. Ricordo che nella legge quadro sul volontariato, la legge 266 del 91, nel primo articolo che concerneva le finalità e l'oggetto della legge, al secondo comma si diceva: la legge stabilisce i principi cui le regioni, le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, ovvero il tema era la disciplina dei rapporti, non dei soggetti. E a noi, insomma, visto che si è parlato spesso ieri di sussidiarietà, pare strano che il legislatore debba disciplinare o riformare un corpo intermedio. I corpi intermedi si auto-organizzano, si danno le loro regole, che ovviamente devono essere regole non, posso dire, non deroganti dall'ordinamento legislativo e dall'ordinamento dello Stato. Intervenire su una materia così importante come quello del ruolo, del soggetto, delle funzioni, di corpi intermedi, quali il terzo settore è, dovrebbe, come si dice, portarci a maggiore cautela. L'oggetto, ripeto, non è, diciamo, il terzo settore, ma i rapporti che lo Stato e la pubblica amministrazione intrattiene con il terzo settore. È come se si facesse una legge, so, che avesse per titolo la riforma della Chiesa o la riforma del sindacato o la riforma dei movimenti sociali. Io credo che questa impostazione dovrebbe essere una ferma. Io facevo parte negli anni Ottanta di una piccola task force, di un gruppo di esponenti, rappresentanti di organizzazioni di volontariato, ero insieme a Luciano Tavazza, a Beppe Lumia, a Patrizio Petrucci e altri, che discussero per mesi con Niccolò Lipari, con Maria Eletta Martini, con Teresa Migliasso e altri deputati di quella legislatura se la legge sul volontariato dovesse essere appunto una legge sul volontariato o una legge che avesse per oggetto la disciplina dei rapporti tra il volontariato e la pubblica amministrazione. Io penso che in base a una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà, qui scavalco a sinistra l'onorevole Palmieri, noi dovremmo avere l'attenzione di porre nelle nostre leggi questa impostazione, cioè oggetto della legge non è la disciplina di un corpo intermedio, ma è la disciplina dei rapporti tra quei corpi intermedi e lo Stato. Io penso che nell'articolo 1 questo principio venga meno e per questo noi ci asterremo sul primo articolo. Grazie, onorevole Palmieri. Presidente, anche noi ci asterremo su questo articolo perché, pur essendo stato scavalcato dal collega Marcon, mi ritrovo
nel peggioramento del testo che è stato operato al Senato, perché questa è una legge delega, come abbiamo detto nel primo passaggio alla Camera, una legge delega molto ampia e con deleghe assolutamente non circoscritte, affidate ancora una volta a questo governo e in realtà al Premier, che è già intervenuto in questo passaggio nel Senato, come vedremo poi all'articolo 10, con l'iride sociale. Allora, siamo, come peraltro molti colleghi della maggioranza, io invito a leggere per una volta gli interventi in discussione generale da parte dei colleghi della maggioranza, perché lì troverete tra le righe, a volte anche esplicitato, anche la contrarietà della maggioranza stessa nei confronti del lavoro fatto dalla stessa maggioranza e dal governo al Senato. Per cui noi ci asterremo su questo provvedimento, su questo articolo. Voteremo convintamente contro la maggior parte degli emendamenti di Sinistra Italiana, del Movimento 5 Stelle, perché